A oltre 40 anni dalla sua uccisione, avvenuta il 9 maggio del 1978, la figura di Peppino Impastato continua a vivere attraverso la divulgazione della sua battaglia antimafiosa e del suo impegno civile. Il nome e le lotte di Peppino Impastato hanno ricevuto un'ampia eco ormai 20 anni fa, grazie al film I 100 passi di Marco Tullio Giordana. E proprio dal titolo di quel film parte il fratello di Peppino, Giovanni, giornalista e attivista politico, che ieri sera a Nuoro ha presentato il volume Oltre i 100 passi, da lui scritto e illustrato da Vauro. Giovanni Impastato, che dalla morte del fratello regge il testimone delle sue battaglie per la legalità e la dignità delle persone, ha presentato Oltre i 100 passi presso lo spazio Sintesi di Piazza San Giovanni, nel corso di un evento curato dall'associazione culturale Priamo Gallisai. All'incontro, che ha visto una grande affluenza di pubblico, sono intervenuti tra gli altri il presidente del Tribunale di Nuoro, Vincenzo Amato, il procuratore della provincia di Nuoro, Patrizia Castaldini, e Angelo Mocci, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro. E oltre a una battaglia lunga, lunghissima, c'è una storia che andava anche raccontata in un libro che Oltre i 100 passi non significa qualcosa contro il film, ma significa che bisogna superare l'impatto mediatico e ad arrivare a qualcosa di concreto. Il libro racconta incontri, battaglie che si sono fatte in questi ultimi anni, racconta un po' gli studenti come si sono mobilitati per l'impegno antimafia, ragazzi che si sono avvicinati a noi e hanno deciso di dare il loro contributo. Praticamente Peppino, da questo punto di vista, ha trasmesso questo messaggio educativo che i giovani hanno recepito e che io scrivo nel libro.